Parto così, è più chiaro. Quindi i concetti su cui ci soffermiamo oggi sono la raggiungibilità, la controllabilità e l'osservabilità di un sistema lineare e stazionario. Stazionario nel senso di tempo invariante. Così, raggiungibilità, controllabilità e osservabilità sono proprietà espresse in linguaggio naturale, non poi a cui corrisponde una definizione ben precisa per un sistema lineare e stazionario. E una definizione ben precisa è ovviamente anche un significato preciso. Allora, noi immaginiamo questa situazione, un sistema, cerchiamo di descriverlo in termini generali, un sistema con in generale m ingressi definiti da un vettore u di ingressi, m stati, il vettore degli stati lo chiamiamo x, e l uscite, il vettore delle uscite lo chiamiamo y. Chiaramente dove m e l possono essere, diciamo, da 1 a più. Chiaramente un sistema di questo tipo lo possiamo descrivere in tempo continuo, un tempo discreto. In tempo continuo l'equazione di evoluzione del sistema, come tipicamente abbiamo un'equazione per gli stati, mi dice che in tempo continuo la derivata del vettore degli stati, ora io evito di indicare la freccia sulla notazione, la sottintendo giusto per semplificare, quindi questo x di t è un vettore, è uguale ad a per x di t più b di u di t. Quindi ovviamente questo, come sapete, cosa rappresenta? Rappresenta il fatto che la variazione degli stati dipende dagli stati stessi e dagli ingressi. E poi le uscite, a loro volta, dipendono dal valore attuale, diciamo, contemporaneo degli stati e a loro volta dalle uscite. Queste ABCD sono matrici, diciamo, della dimensione giusta per far tornare le cose, no? A è ovviamente n per n, eccetera. Tanto le dimensioni dei vettori sono fissate, quindi facile capire la dimensione di ciascuna matrice. Va bene, questo è il sistema di equazioni che determina l'evoluzione del sistema. No? Se noi conosciamo gli stati all'istante zero e l'evoluzione temporale degli ingressi da zero in avanti, nel tempo, possiamo calcolare l'andamento del vettore degli stati nel tempo e l'andamento del vettore delle uscite nel tempo. Ok? Questo è quello che ovviamente sapete fare. La descrizione la possiamo fare anche in tempo discreto, in cui semplicemente invece di avere un tempo rappresentato come una variabile continua abbiamo istanti discreti. A quel punto tipicamente si usa una descrizione di questo tipo. Allora, x di nuovo è un vettore, il vettore degli stati, x di k è il valore degli stati all'istante kesimo, quindi abbiamo la prima espressione si sostituisce con questa prima qua, e la seconda chiaramente mi dice che x di k è y all'istante kesimo, diciamo, è funzione di c di x all'istante kesimo attraverso la matrice c e del vettore degli ingressi allo stesso istante attraverso la matrice D. Ok, poi sapete che ci sono delle regole per passare da una descrizione tempo continuo a una descrizione tempo discreto,
Diciamo che le due descrizioni sotto certe condizioni sono equivalenti, in particolare sono equivalenti se, diciamo, è facile renderle equivalenti se è abbastanza fitto il campionamento del sistema a tempo discreto, però le scrivo in questo modo perché adesso l'analisi delle proprietà di raggiungibilità, controllabilità e osservabilità per comodità di dimostrazione ve le faccio sul sistema a tempo discreto e semplicemente vi dico che valgono anche per il sistema a tempo continuo, ok? Semplicemente lo faccio solo per comodità di scrittura, perché la derivazione è molto più semplice, però voi sapete che dall'uno all'altro si passa in modo, diciamo, facile. Quindi, siccome interessa soprattutto che rimanga il concetto, va bene anche se questo concetto lo analizziamo soltanto nel sistema a tempo discreto. D'accordo? Quindi noi ci concentriamo sulla descrizione in basso. Allora, partiamo dalla prima, la raggiungibilità. E la controllabilità in realtà è molto legata alla raggiungibilità. Posso girare? Ci siamo? Sistema è raggiungibile se, partendo da un stato iniziale x con 0, questo è un vettore, fatemelo sottolineare in questo caso, si può raggiungere un qualunque stato finale x, e come dice la definizione, con un'opportuna azione di controllo. Quindi, in pratica, a partire da uno stato iniziale, x con 0, diciamo, può essere l'origine, d'accordo? Non è importante, che poi si può benissimo fare una trasformazione degli stati per cui si sposta lo stato iniziale in qualunque altro, diciamo, vettore, no? Comunque, da uno stato iniziale x con 0, posso arrivare in qualunque altro stato con un'opportuna azione di controllo. Che cosa vuol dire con un'opportuna azione di controllo? Vuol dire con un'opportuna sequenza di ingressi. Io posso scegliere la UDT, se faccio un ragionamento in tempo continuo, e esiste una UDT che mi consente di portare il sistema in quello stato, dove UDT è un vettore di ingressi. Quindi l'opportuna azione di controllo è una funzione temporale degli ingressi, e dal punto di vista proprio più semplice vuol dire che posso mettere il sistema in qualunque stato voglia, okay? Posso portarcelo, non ci sono stati che non posso mai, in cui non posso mai portare il sistema, ovviamente, che vuol dire non sono raggiungibili dal sistema. Quindi se, ora, tanto per fare un disegnino, io disegno lo spazio degli stati come se fosse uno spazio bidimensionale, immaginate poi in generale possa essere n-dimensionale, ovviamente su una lavagna mi viene uno stato bidimensionale, io parto da uno stato x con 0, supponiamo sia l'origine, io posso portare in qualunque stato dello spazio il sistema. Posso ottenere un'evoluzione scegliendo opportunamente gli ingressi che mi porti il sistema in qualunque stato voglia. Va bene?
E questo è il concetto essenziale di raggiungibilità. Dunque, al concetto di raggiungibilità è collegato il concetto di controllabilità del sistema. Potrei quindi descrivere subito. In sostanza, la controllabilità mi descrive il comportamento inverso, cioè un sistema è controllabile se a partire da un qualunque stato x sono in grado di portare il sistema nello stato x con 0 con l'opportuna azione di controllo. D'accordo? Cioè sono in grado di riportare il sistema indietro. E quindi è esattamente la situazione opposta. Quindi a partire da qui, da x, posso portarlo in x con 0. Da qualunque x sono in grado di portarlo a x con 0. Ora, a volte la definizione la trovate scritta in modo leggermente diverso, che dice, partendo da un qualunque stato iniziale x, esiste un'opportuna azione di controllo che mi consente di portare il sistema nello stato x con 0. Chiaramente sono perfettamente analoghe le due cose. Allora, com'è che si fa a capire, data la descrizione in termini di sistema, se quel sistema è raggiungibile o è e o è controllabile? Posso? Vediamo la raggiungibilità. Allora, come vi dicevo prima, l'analizziamo nel tempo discreto. Okay. Allora, la cosa è abbastanza facile, perché immaginate com'è l'evoluzione temporale. Scriviamo un po' come esempio. Immaginiamo il partito da x con 0. Quindi all'istante 0 lo stato va all'x con 0. Va bene? Poi vediamo l'evoluzione degli stati. Per k uguale 1, quindi all'istante 1, se uso la prima espressione del sistema, devo avere a di x con 0 più b di u di 0. Quindi mi viene a di x con 0, anzi devo fare a di x con 0 più b per u all'istante 0. All'istante x per k uguale a 2 devo fare a di x di 1 più b u di 1. Ora, al posto di x di 1 scrivo, sostituisco l'espressione precedente, mi viene a quadro di x di 0 più ab di u di 0 più b di u di 1. Ok? Poi vado avanti, a uguale a 3, devo fare a x di 2 più b u di 2. Ok? Quindi al posto di x di 2 posso sostituire l'espressione della riga precedente e mi viene una cosa del genere, a alla terza di x di 0 più a al quadrato b di u di 0 più a b di u di 1
più b di u di 2. Vedete, a questo punto cioè, più o meno avete capito come va a finire. Prendo n, l'ennesimo, dove proprio n è il numero degli stati, che cosa trovo? Mi verrà una cosa del genere. Vedete, guardate l'espressione per k uguale a 3, no, mi verrà una cosa qui, k uguale a n mi verrà una cosa del genere, tipo a alla n di x di 0, ok, più poi si scende, vedete, cioè n-1, n-2, n-3, quindi avrò qui una sommatoria per i che va da 1 a n di a alla n-i per b per u di i meno 1. Vedete, per n uguale a 3 la cosa funziona, in generale va avanti così. Ora, questa qui è un'espressione che ci consente già di determinare quali sono le condizioni per cui il sistema è raggiungibile. Perché? Immaginate che x di 0 sia l'istante x0, come avevamo detto prima, l'istante di partenza. Io voglia raggiungere qualunque x finale. Se esiste una soluzione, quindi se esiste un vettore u che mi consente di raggiungere una sequenza di vettori u, no, perché ho un vettore u per ogni istante temporale, una sequenza di vettori u che mi consente di raggiungere questo risultato, lo trovo risolvendo il sistema. Scriviamolo per bene il sistema. Il termine noto, quindi le incognite sono le u. Il termine noto è x alla n meno a di x0 è uguale, questo lo posso scrivere come un prodotto matrice vettore, qui ho dunque b per ab per a quadro b per a alla n meno 1 b, e qui per b viene moltiplicato per u di n meno 1. Qui c'è n-2, in fondo l'ultimo è u di 0. Allora, in questo caso, questo punto è il mio noto. Questa è la matrice del sistema e questo vettore è un vettore lungo, ora vediamo un po' la dimensione qual è la sequenza degli ingressi da 0 a n-1. Se questo sistema ha un'unica soluzione, vuol dire che esiste un'unica sequenza degli ingressi che mi consente per ogni xn di portare il sistema in quella condizione. D'accordo? Ora, dal punto di vista della dimensione, questo qui è x, quindi ha dimensione n per 1, è un vettore di dimensione n, questo qua, giusto? Questo che cos'è? Questa qui è di dimensione n, b come è fatta? La b da solo, siccome ho n stati e u ho m ingressi, b è n per m, giusto? Quindi questa b è n per m, a per b è n per n per n per m, quindi fa n per m, messa in sequenza così ho n per m per n, perché ho n volte che viene ripetuta, quindi ho n matrici n per m attaccate, n righe, m per n colonne, quindi questa è la dimensione. E qui cosa ho? U è di dimensione m, ho n vettori u impilati, quindi questo è mn, è un vettore di dimensione nm, ed è qui torna dal punto di vista dimensionale. Quindi in generale, se m è uguale a 1, questa matrice è una matrice quadrata, altrimenti non lo è. Allora, questa matrice si chiama matrice di raggiungibilità. Si indica di solito con la lettera R, ed è la matrice di raggiungibilità.
Quando è che questo sistema ha una soluzione? Quando il rango della matrice di raggiungibilità è uguale a n. Okay? Perché se il rango della matrice di raggiungibilità è uguale a n, sono in grado di ottenere qualunque termine noto, no? Di proiettare il vettore degli ingressi in qualunque punto dello spazio R alla n. Quindi il sistema è raggiungibile se esiste almeno una soluzione del sistema cioè se il rango di R è uguale a N. Dunque è chiaro questo punto, no? In generale, perché è importante specificare che esiste almeno una soluzione? Perché chiaramente se M è uguale a 1, va bene, che vuol dire ho un solo ingresso, la matrice di raggiungibilità è una matrice quadrata e quindi se il rango è uguale a n vuol dire che la matrice ha determinante diverso da 0, in quel caso particolare, e quindi esiste una unica soluzione. Quindi esiste un'unica sequenza di ingressi, se ho m uguale a 1, cioè un solo elemento di ingresso, che mi porta il sistema in qualunque stato voglia. Va bene? Se m è maggiore di 1, perché possa raggiungere qualunque stato, il rango di R deve essere almeno n, e in quel caso chiaramente, tipicamente, non ho nessuna condizione sull'unicità della soluzione. Anzi, tipicamente esiste un'infinità di ingressi che mi possono portare a quel punto. Di ingressi intesi come sequenza di ingresso. Sequenza temporale di tutti gli elementi del vettore d'ingresso. Nell'ambito dei controlli la condizione di raggiungibilità è importante perché io devo, se ho un sistema descritto da un paio, due, tre variabili di stato, devo essere tipicamente sicuro di essere in grado di portare il sistema in qualunque stato possibile, altrimenti chiaramente ho un problema nel controllo, o ho troppi pochi ingressi o ho degli stati nascosti effettivamente non accessibili dagli ingressi. Ok, cosa succede se il rango di R è più piccolo di N? Vedete, guardando questa espressione, succede che nello spazio degli stati c'è un sottospazio che è raggiungibile, cioè che quella che si chiama l'immagine di R, no? Che è effettivamente raggiungibile, e invece c'è un sottospazio che non è raggiungibile. Tipicamente se mi trovo in una condizione del genere cosa devo fare? Devo cercare di cambiare il sistema, per esempio introducendo un ingresso in più e cambiare la descrizione del sistema, le matrici A, B, C, D, in modo da rendere il sistema raggiungibile. A volte basta aggiungere un ingresso in più. Ok, vado. Scrivo qui. Se il rango di R è minore di N, è raggiungibile solo il sottospazio degli stati
che corrisponde all'immagine di R, quella che chiamiamo image, non so come l'avete chiamata, l'immagine di R. Vedete, perché praticamente qualunque sequenza degli ingressi viene proiettata dalla matrice di raggiungibilità nell'immagine di R, quindi in quello che è un sottospazio dello spazio degli stati. In questi casi diciamo che il sistema è parzialmente raggiungibile, nel senso che soltanto un sottospazio dello spazio degli stati è raggiungibile. Parzialmente raggiungibile vuol dire non raggiungibile, okay? Cioè non è completamente raggiungibile, c'è la parte complementare all'immagine di R che è un sottospazio di stati che non sono raggiungibili dal sistema. Va bene. Ripeto, com'è che aggiusto la situazione? Se io guardo la descrizione del sistema, cerco di inserire un ingresso in più che modifichi lo stato, che magari agisca almeno sulla prima espressione. Quindi provo a modificare B aggiungendo un ingresso in più, per esempio, o modificando un percorso che già c'è. Se faccio questa cosa, chiaramente se modifico B cambia la matrice di raggiungibilità per come è scritta e ho ovviamente qualche chance di rendere il sistema completamente raggiungibile. Cioè, questa è la cosa che tipicamente vuol dire che devo magari o modificare come un ingresso agisce sullo stato oppure aggiungere un percorso in più dall'ingresso allo stato in modo da agire sullo stato. Ok, come vi potete immaginare anche dalla definizione, la controllabilità e la raggiungibilità sono equivalenti, sono molto simili. Cos'è che cambia? L'evoluzione temporale è la stessa, se voglio analizzare la controllabilità, soltanto che mentre in questo caso parto da x con 0 e voglio raggiungere qualunque x di n, nel caso della controllabilità parto da un qualunque x con 0 e voglio raggiungere come stato finale x di 0, insomma uno stato noto, diciamo l'origine del sistema. Allora in quel caso che cosa cambia? Vediamo di scriverlo in questo modo per la controllabilità. Allora il sistema è questo qua, x di n meno a alla n di x di 0 è uguale a r per il vettore della sequenza degli ingressi, d'accordo? Adesso però questo lo ripeto, ok? E questo qui è un qualunque x, abbiamo detto, questo da definizione, quindi questo mi conviene riscriverlo un attimo, questo lo scrivo x meno a alla n x di 0 può essere un qualunque x è uguale a r per u di n meno 1 diviso u di 0. Mettiamo che questa sia proprio l'origine, ok? Portiamo l'origine magari facciamo un cambio di base, no? Portiamo x di 0 proprio in 0, okay? Facciamo così. Allora, cosa che cambia rispetto a prima? Cambia una cosa molto piccola, che ora, in realtà, il termine noto non può essere qualunque punto in R alla N, ma deve essere un punto nell'immagine di A. Perché X è qualunque punto, ma A alla N di X è contenuto nell'immagine di A. Quindi, perché il sistema abbia soluzione, l'immagine di R deve essere contenuta nell'immagine di A. Okay. Quindi in questo caso il sistema ha
sistema ha soluzione se l'immagine di A è contenuta nell'immagine di R. Perché quindi posso proiettare il vettore della sequenza di ingressi in un sottospazio che è compreso, cioè che comprende di sicuro il sottospazio dove viene proiettato X da A alla N. Ora, nei casi tipici, A ha determinate diverse da zero, quindi l'immagine di A è tutto lo spazio degli stati e quindi la controllabilità coincide con la raggiungibilità. Questo è il caso tipico, ma non è sempre vero. Diciamo, ci sono sistemi nei quali la cosa non è verificata. Ok, allora, quindi, dunque, controllabilità e raggiungibilità mi dicono se con una sequenza di ingressi sono in grado di portare il sistema in uno stato qualunque e farlo tornare indietro, in pratica. L'osservabilità, invece, mi dice se sono in grado di vedere in che stato è il sistema, guardando gli ingressi e guardando le uscite. Vediamo una definizione più precisa e poi cerchiamo di raccogliere il significato. Quindi un sistema, stiamo parlando di lineare e stazionario, ora sottintendo, vabbè, lo scrivo perché lineare e stazionario, altrimenti non, la definizione non si applica. È osservabile se, conoscendo la sequenza degli ingressi da t uguale a 0 a un certo t finale, va bene? E conoscendo la sequenza delle uscite dall'istante iniziale all'istante finale, siamo in grado di ricavare lo stato iniziale x di t0. E quindi se osservando per tutto il tempo gli ingressi e le uscite, io posso conoscere lo stato iniziale del sistema. Poi chiaramente se conosco lo stato iniziale del sistema, conosco anche tutta l'evoluzione temporale, conoscendo la sequenza degli ingressi, no? Quindi in pratica questo è un modo, come dire, se volete, minimalistico di descrivere. Il punto è che guardando gli ingressi, cioè detto in linguaggio piano, state osservabile se guardando gli ingressi e le uscite capisco in che stato si trova il sistema. Ok? Anche questo è importante perché ci sono degli stati del sistema che non hanno direttamente effetto sulle uscite, ma sono importanti per il funzionamento, tra virgolette, in salute del sistema. E quindi devo poter essere in grado di rivelare anche quella condizione. Ok, allora, di nuovo, la cosa si può ricavare se prendiamo la descrizione a tempo
discreto, per comodità la descrizione è un po' lontano, no? Allora, noi abbiamo questa descrizione qua, x all'istante k più 1 è uguale ad a per x di k più u più b per u di k, e poi avevamo che x non è k, era uguale a c all'istante k più d di u all'istante k. Ok, allora adesso guardiamo la cosa dal punto di vista delle uscite. Allora, proviamo a scrivere la sequenza qua, come abbiamo fatto prima. Allora, y di 0 è uguale a c per x di 0 più d per u di 0. Ok, poi all'istante 1 y è uguale a c di x di 1 più d di u di 1. Ok? Però c di x di 1 lo posso ottenere come a di x di 0, usando la prima espressione, più cb di u di 0 più d di u di 1. Ne facciamo un po' per capire la formula, no? La formula per n generico. All'istante 2, qui dovrei scrivere c di x di 2 più d di u di 2, ma x di 2 è c a di x di 1 più cb di u di 1. Questo qui è il primo pezzo, poi più c'è d di u di 2. Ora questo, qui c'è x di 1, facciamolo, siccome tanto per noi l'incognita x di 0, quello che vogliamo trovare, vedete x di 1 lo posso esprimere in funzione di x di 0, perché questo è uguale ad a quadro di x di 0 più c per a per b di u di 0, più cb di u di 1 più d di u di 2. Ora, ok? Quindi in generale cosa succede? Se arrivo, continuo così, arrivo fino a n, arriviamo a n, in generale se prendo k, no? Come sarà fatto? Mi viene una cosa del genere, c per a alla k per x di 0, vediamo se abbiamo capito la formula, più, vedete qui che cosa c'è? C'è c sempre, poi c'è a che in questo caso va alla 1, insomma scende, da k meno 1 scende, e poi c'è b e poi c'è una u, e quando scende a l'indice di a sale l'indice di u, quindi in pratica qui viene fatto in questo modo: la sommatoria per i che va da 1 a k di c per a alla i meno 1 per b per u alla i meno 1. Vediamo se torna. No, ho sbagliato qui. No, dunque. Qui è k meno i e qui è u meno 1. Vedete, quando k è uguale a 2 viene a per b per u di 0, ok, più k, c per b quando i è uguale a k, viene alla 0 che b, quindi c per b per u di 1. Quindi questo è un caso che viene recuperato. Più c'è l'ultimo pezzo d per u di k. Quindi l'espressione generale è questa. Quindi in generale posso scrivere tante di queste equazioni da partire da y di 0 fino a dove mi pare in pratica, poi non c'è bisogno di andare a valori molto elevati. Perché guardate l'espressione come è fatta, io conosco tutto, perché conosco tutti gli ingressi e tutte le uscite, quindi tutte le u le conosco,
tutte le y le conosco e l'incognita per me è questa quantità qui, x di 0. Quindi devo verificare quando, devo scrivere un sistema e vedere quando quel sistema ha una soluzione. Ripeto ancora una volta, è tutto noto in questa espressione tranne la x di 0. Allora, proviamo a scriverla come un sistema. Quindi metto il termine noto prima. Allora, il noto è y di 0 meno di root 0. Uguale a c per x di 0. Poi sotto ho y di, aspettate, no, meglio, visto che ho spazio, che poi le espressioni aumentano. Allora, qui c'è y di 1, prendo la seconda, meno cb di u di 0, meno d di u di 1, va bene? Qui viene per ca, per x di 0. Seconda y di 2, meno, questo lo metto come termine noto perché sono tutte cose che conosco, quindi meno e cb di 1, cb di u di 1, meno, no, sì, in realtà va bene, però lo metto l'ordino come l'ho ordinato qua, cab di u di 0 meno cb di u di 1 meno d di u di 2, e qui c'è un c a quadro. Allora, nell'andare avanti mi posso fermare a n alla meno 1. Perché? Perché vedete, questo qui è, se avessi una sola uscita avrei almeno bisogno di n, di un termine noto lungo n, perché ho n incognite e di più poi non mi serve, quindi posso sostituire l'ultimo pezzo con, a posto di kn-1, quindi qua mi viene meno somma codia per i che va da 1 a n-1, sto copiando questa espressione qua, di c per a alla n-1 meno i per b per u di i-1 meno d per u di n-1, e qui c'è un termine c per a alla n-1. Quindi facciamo un attimo il conto delle matrici. Quindi questa è n per 1, questa qui quant'è? È c, è, abbiamo detto come avevo chiamato il numero delle L, le uscite, no? Quindi C è L per N, sono impilati N volte, quindi C è Ln per N. E questo qui giustamente è YA, è un vettore di lunghezza L, lo impilo N volte e viene L per N, L per, Ln per 1. Vedete, quindi torna sempre il terrore di dimensionare male le matrici che non torni. Ok, ci siamo. Questa matrice qui si chiama O, è la matrice di osservabilità.
Ok, allora chiaramente, diciamo, se guardate la definizione di osservabilità, il sistema è osservabile se esiste una soluzione per questo sistema. Per ogni sequenza di ingressi e di uscite, sono in grado di ricavare x di 0. E ovviamente, siccome x di 0 è un vettore n di dimensione n, questo sistema è risolvibile se la matrice di osservabilità ha rango n. In generale è una matrice rettangolare, se ho solo un'uscita invece è una matrice quadrata, quindi rango n vuol dire determinante diverso da zero. Quindi, diciamolo prima e poi lo scriviamo in modo, diciamo, esteso. Chiaramente, se il rango della matrice di osservabilità è n, io sono sempre in grado di trovare la soluzione. Cioè, quindi e quindi, per definizione, il sistema è completamente osservabile. Se invece il rango della matrice di osservabilità è minore di n, che cosa succede? Succede che ci sono degli stati, c'è un sottospazio in realtà che non è completamente, che non è osservabile. Che vuol dire che non è osservabile in questo caso? Che non ha effetto sulle uscite. Cioè, diciamo che, vabbè, vediamolo analiticamente, è più facile da capire. Allora, questa matrice qui la chiamiamo O. Allora, ricapitolando, se il rango di O, questa è una O, non è una, è uguale a n, il sistema indicato sopra ha sempre soluzione. Il sistema di equazioni. Perché se no si parlo di sistema non si capisce a cosa mi riferisco. Il sistema di equazioni indicato sopra ha sempre soluzione, quindi il sistema lineare stazionario osservabile. A volte diciamo completamente osservabile, ma completamente osservabile non vuol dire niente, è osservabile. Completamente osservabile vuol dire che è osservabile, cioè rispetta pienamente la definizione di osservabilità. Ok. Se invece il rango di O è minore di n, chiaramente non può essere più grande di n, no? Se è minore di n invece il sistema non è osservabile. Dunque, che cosa vuol dire dal punto di vista pratico? Vuol dire che esistono stati nel nucleo di O che non sono osservabili. Cioè, cerchiamo di capire perché. Se io prendo O per X più un certo
Immaginate che questo N ossia nel nucleo di O, d'accordo? E che vuol dire? Che O per X di N O fa 0. Quindi questo è uguale a questo. Che vuol dire che in sostanza il valore, cioè questa quantità non riesco a ricavarla mai. E se io conosco tutti gli ingressi e tutte le uscite, io non riesco a determinare esattamente quant'è lo stato iniziale del sistema. Riesco a determinare quant'è questo x tilde, ma se a questo x tilde sommo un qualunque vettore nel nucleo della matrice di osservabilità, ottengo lo stesso risultato. Quindi non sono in grado di determinare il valore di questi, il valore degli stati nel nucleo di O. Quelli non li determinerò mai, perché non hanno effetto sul termine noto. E se volete, gli stati nel nucleo di O non hanno effetto e quindi vuol dire ci sono degli stati che per quanto io modifichi gli ingressi e per quanto io osservi le uscite non capisco mai come stanno, ok? Questo è dal punto di vista pratico, no? In pratica che cosa vuol dire? Probabilmente vuol dire o che cioè la cosa tipica che vuol dire è che devo portare in uscita, no, devo modificare le uscite, devo portare in uscita qualche informazione in più sugli stati del sistema, d'accordo? Quindi è un po' complementare al discorso di raggiungibilità. Cioè, quando mi manca la raggiungibilità vuol dire che non riesco con gli ingressi ad agire su alcuni stati, quando mi manca l'osservabilità è che non riesco con l'uscita a capire, a leggere, a vedere alcuni stati. Praticamente vorrei un sistema più trasparente, quantomeno per gli stati importanti, perché per gli stati per me importanti del sistema vorrei che fosse possibile agire sugli stati, quindi controllarli e contemporaneamente rilevarli. D'accordo? Chiaramente quando noi prendiamo un sistema fisico reale e lo descriviamo in termini di un sistema dinamico lineare stazionario, definendo quali sono gli stati, facciamo un'astrazione, no? Quindi scegliamo un sottinsieme delle proprietà del sistema e decidiamo che quelli sono stati importanti che vogliamo comprendere e che vogliamo, diciamo, analizzare. Quindi noi la scelta di quali sono gli stati importanti la facciamo a un certo punto quando definiamo la forma del sistema come espressione in termini di sistema lineare stazionario. Però poi una volta che abbiamo definito vogliamo essere in grado di agire su quegli stati e di osservarli, perché tipicamente in questo processo di selezione, quindi di astrazione, noi identifichiamo gli stati che hanno rilievo, che sono gli stati banali se si tratta di un sistema meccanico, che ne so, velocità, posizione di alcuni elementi notevoli del sistema. Però per esempio può essere anche importante la temperatura, perché magari non è una cosa che ha un'azione diretta sull'uscita, però ha un'azione importante sul funzionamento e sull'affidabilità del sistema e così via. Quindi ci sono anche alcuni stati interni che sono interessato io a vedere. Quindi, allora, detto questo, c'è un ultimo passo. C'è un ultimo passo da fare. Quindi noi abbiamo visto questa cosa, preso lo spazio degli stati, c'è la possibilità che tutti gli stati siano
raggiungibili e osservabili. Va bene? Quindi, ovviamente, se sia la matrice di controllabilità sia la matrice di osservabilità hanno rango massimo, cioè rango uguale a n. E va bene. Può esistere un sottospazio che non è controllabile, ma è osservabile. Può esistere un sottospazio che non è osservabile, ma è controllabile. Può esistere un sottospazio che non è né osservabile né controllabile. Ok? Ora, dunque, noi che cosa possiamo fare? Possiamo sempre fare un cambio di base nello spazio degli stati in modo da come dire, avere degli stati osservabili, degli osservabili e controllabili, degli stati osservabili e non controllabili e così via, cioè separare le proprietà con un cambio di base, in modo che abbiamo delle variabili di stato di cui sappiamo esplicitamente se sono controllabili o osservabili. Okay. Questo è un passaggio interessante da fare perché ci dà un taglio in più, diciamo un insight, una comprensione migliore della cosa. Dunque, vediamo meglio. Cambio di base degli stati. Come faccio? Quindi che cosa faccio? Faccio un cambio di base in questo modo. Ho una matrice T invertibile che mi permette di esprimere gli stati, che mi trasforma gli stati da x' ad x. Questo è il cambio di base. La matrice T mi consente di fare il cambio di base. Quindi io passo dalla avevo questa matrice qui, questo sistema qui iniziale. Facciamo questo passaggio, sostituiamo al posto x t per x', quindi qua mi viene t per x' di k più 1 uguale ad a per t per x' di k più b per u di k, e qui mi viene y di k uguale a c di t per x' di k più d per u di k. Allora, qui posso moltiplicare per t alla meno 1, in modo che qui t alla meno 1 per t fa x. Quindi vedete, in realtà a questo punto ho un sistema nuovo che posso scrivere così. X' di k più 1 è uguale ad a' di x' di k più b' di u di k per y di k uguale a c' di x' di k più d' per u di k. Quindi un nuovo sistema dove stavolta gli stati sono x' invece di x. E chiaramente dall'uno all'altro posso passare semplicemente perché il nuovo a' era t alla meno 1 per t, il nuovo b' è meno 1 per t, il nuovo primo è e di prima questa è la ricetta per passare da una descrizione all'altra. Sono solo due descrizioni dello stesso sistema in cui l'unica cosa che io ho ottenuto è cambiare la base degli stati, che poi il sistema è esattamente uguale, quindi io posso immaginare che controllabile il primo, controllabile il secondo, non ho cambiato la proprietà di raggiungibilità o di controllabilità. L'unica cosa che posso fare però è scegliere la matrice T che mi consente di fare il cambio di base degli stati in modo da separare gli stati, per esempio, raggiungibili da quelli non raggiungibili.
Vediamo come. E allora, vediamo il primo caso, raggiungibili da non raggiungibili. Per fare, ci siamo qui, posso andare avanti? Okay. Allora, io posso scrivere il sistema nella cosiddetta forma standard di raggiungibilità. Cioè, questo, scrivo T in questo modo. Ho un primo numero di colonne che è la base dello spazio raggiungibile, del sottospazio, perché scrivo spazio, tanto il sottospazio è uno spazio, dello spazio raggiungibile. E T2 è una base dello spazio non raggiungibile. Quindi quando scrivo x uguale a t per x', in pratica la x' l'ho suddivisa in un certo numero di elementi, chiamiamo x1, che sono quelli raggiungibili, che verranno moltiplicati per la base dello spazio raggiungibile, quindi proiettati nello spazio raggiungibile, e poi gli elementi x2, certo numero di altri elementi, che sono non raggiungibili, perché vengono moltiplicati per T2 e quindi proiettati nello spazio, nel sottospazio non raggiungibile. Allora, quindi in generale si vada a fare T uguale a T1 per X1 più T2 per X2. Vediamo un po' se ho scritto bene. Sì. Allora, quindi a questo punto posso riscrivere il sistema spezzando x' in un certo set di elementi raggiungibili e poi nel set di elementi non raggiungibili. Quindi come diventa? Questo lo posso scrivere così, x1. Riprovo a scrivere esattamente questa, dove però la x'. La separo in questo modo, come ho fatto qua. Quindi prima gli elementi raggiungibili, sotto gli elementi non raggiungibili. Questa è la matrice A, in realtà sarebbe la matrice A'. Questa sarebbe la X', anche questa la separo. E qui c'è, anche questa la devo separare, qui c'è U di K. Bene, questa è la B'. Poi questo è il sistema, e poi questo sarà la matrice, la posso dividere in due parti per, se voglio scomporre, no, vari elementi. E poi ho il termine finale, qui che cosa avrò? Vabbè, questa è la matrice C, qui c'è di nuovo X' di K, che lo separo in due parti. Quindi questo vuol dire che anche C posso separarla in due sottoinsiemi, e poi qui c'è più D' per U di K. Allora, come vi aspettate che vengano queste matrici qui? Allora, ve lo dico io come vengono. X2 sono stati che non sono raggiungibili. Quindi cosa vuol dire? Che io con gli ingressi, ragioniamo dal punto di vista del concetto che abbiamo capito, che io con gli ingressi non riesco ad agire su quegli stati, ok? E neanche con gli altri stati su cui agisco sugli ingressi riesco ad agire su quegli stati, quindi sono stati che sono praticamente, cioè sono letteralmente irraggiungibili, quindi vanno per conto loro, sono solo un'evoluzione libera. Vuol dire che in pratica quando io proverò a scrivere queste matrici, questi stati qua avranno questi due termini a zero, cioè risponderanno soltanto a se stessi. Sono stati in evoluzione libera, no? Non riesco a toccarli né con gli ingressi né col valore degli altri stati. Quindi qui avrò
termini A11, A12, A13 genericamente non nulli, e però l'evoluzione degli stati degli elementi x2 a questo punto è totalmente libera. Li vedo, in questo caso lo rendo esplicita la cosa, no? Perché si vede che questi vanno per conto loro, ok? E poi però li posso vedere in ingresso, quindi C è completo, cioè sono stati che hanno un effetto sull'uscita in generale, perché questo non ha niente a che vedere con la raggiungibilità, ma non ci faccio niente. Chiaramente per evidenziare una cosa del genere ho bisogno di fare un cambiamento di base in modo tale che siano chiaramente distinguibili gli elementi dello spazio degli stati raggiungibili a quelli non raggiungibili. Finché un sottospazio può essere messo per trasverso, ma non lo so come, non lo riesco a vedere in modo così evidente. Così invece lo vedo in modo evidente. Cioè, ed è chiaro che è una cosa che mi deve destare preoccupazione, no? Perché ok, chiaro a questo punto? Allora, posso fare una cosa analoga con l'osservabilità. Dire ok, posso evidenziare gli stati osservabili da quelli non osservabili. Cosa mi aspetto di vedere nel sistema? Vediamo un attimo. Allora, faccio esattamente una cosa analoga. Prendo questa matrice T e la separo in un insieme di colonne che rappresenta una base dello spazio osservabile e un insieme di colonne che rappresenta la base dello spazio non osservabile. Quindi di nuovo x è uguale a t per x primo, e x primo lo posso scrivere a questo punto come i primi elementi sono quelli osservabili, i secondi elementi sono quelli non osservabili. Quindi in pratica x sarà t1 per x1, e questo qui è la parte che finisce nello spazio, nel sottospazio osservabile, più t2 per x2, questa parte qui per forza di cose finisce nello spazio non osservabile. Quindi questo è osservabile e questo è non osservabile. Allora, se faccio la stessa cosa di prima, quindi prendo x primo, lo scrivo separando in due, allora qui la matrice A mi viene divisa così, in quattro blocchi, e la matrice B pure, divisa in due blocchi, e poi invece quella Y qui devo dividere in due blocchi, cioè mi conviene, semplicemente un modo per capire meglio. Allora, cosa mi aspetto qui? Gli stati x2 sono non osservabili, quindi io in pratica non riesco a vedere gli stati x2. E
Cosa vuol dire questo? Che beh, qui chiaramente mi aspetto che qui ci sia uno zero, e quindi gli stati X2 non siano visibili in uscita, non mi diano niente all'uscita che mi consenta di vederli, ma non solo, mi devo aspettare che non incidano neanche sugli altri stati che invece in uscita vedo, quindi anche questo mi aspetto che sia zero. D'accordo, lo zero in basso mi indica che non li riesco a vedere direttamente, cioè non hanno un effetto sull'uscita diretto, e lo zero più in alto mi dice che non ha neanche un effetto indiretto sull'uscita, cioè non agisco neanche sugli stati che poi io in uscita riesco a vedere. E poi gli altri saranno blocchi che ci sono. Gli altri sono matrici ovviamente diverse da zero. Questa è B, qui gli ingressi. Quindi sono stati su cui riesco ad agire con gli ingressi, su cui riescono ad agire gli altri stati, ma che io non riesco a vedere all'esterno, in nessun modo. Questo è C1. Così capisci qual è il significato dello stato non osservabile. E quello è uno stato preoccupante, perché ci agisco sopra, ma non mi accorgo che cosa sta succedendo, per come è strutturato il sistema. Quindi devo riuscire a portarli fuori in qualche modo. Ok. Dunque, per concludere questo discorso, c'è una forma standard che mi consente di vedere contemporaneamente sia l'osservabilità sia la raggiungibilità, proprio facendo un cambio di base che mi consenta di suddividere in sottospazi sulla base sia della raggiungibilità sia dell'osservabilità. Questo racchiude le due cose che abbiamo visto finora, si chiama forma canonica di Kalman. Kalman, il Kalman del filtro di Kalman. E in sostanza mi dice questo: io uso come matrice per fare il cambio di basi una matrice in cui raggruppo le colonne, in senso generale, in prima una base di stati non osservabili e raggiungibili, poi una base di stati osservabili e raggiungibili, poi una base di stati non osservabili e non raggiungibili, e poi una base di stati, cosa mi è rimasto? Osservabili e non raggiungibili. Quindi tutte e quattro le opzioni diverse. Quindi di nuovo, se x è uguale a t per x', vuol dire che x' posso segmentarlo in quattro blocchi di elementi, chiamiamoli x1, x2, x3 e x4, dove chiaramente il primo è mi rappresenta gli elementi non osservabili e raggiungibili, il secondo quelli osservabili e raggiungibili, il terzo lo stesso ordine di R, no? È giusto, sì. Quindi in generale x, vettore x è uguale a t1 per x1 più t2 per x2 più t3 per x3 più t4 per x4. Ciascuno di questi addendi mi aggiunge un vettore che è in uno dei quattro sottospazi che ho identificato e mi costruisce la x generica di prima. Allora, dovrebbe bastarmi lo spazio, quindi come diventa il sistema generale? Come è fatto? E qui proviamo a metterlo x1 di k più 1, x2 di k più 1, x3 di k più 1, x4 di k più 1. Quindi l'ho spacchettato in quattro pezzi, quindi questa è la matrice A che viene spacchettata in 4x4, 4x4 blocchi. Poi qui c'è x1 di k.
x2 di k, x3 di k, x4 di k. E qui c'è i termini b per u di k. Ok, però qui ho detto uguale, allora chiaramente c va diviso in quattro parti, e qui c'è x, x1 di k, x2 di k, x3 di k, x4 di k, più c, no, questo si chiama d, di primo per u di k. Ok, allora cosa ci aspettiamo di vedere qui? Com'è fatta la matrice? No, almeno identifichiamo le cose che stanno, i sottoblocchi che stanno a zero, per forza di cose, no? Allora, qui ragioniamo proprio come dobbiamo mettere insieme le cose che abbiamo visto un attimo fa, niente di più, no? Allora, abbiamo detto che gli stati che non sono osservabili non hanno effetto sulle uscite, d'accordo? Quindi, quali sono quelli non osservabili? X1 e X3 non hanno effetto sulle uscite, e quindi questi due stanno a zero. Bene, questa qui è la matrice C'. Questi blocchi stanno a zero. Poi abbiamo detto che quegli stati non hanno effetto neanche sugli altri stati che invece sono osservabili. Quindi questo è C1 e C2. Questo è C2 e questo è C4. Dunque, quindi X1 e X3 non hanno effetto neanche, siccome non sono osservabili, non hanno effetto neanche sugli stati che sono osservabili. Quindi questo e questo sono a zero, e questo sono a zero. Vedete, perché questo mi dice che X1 e X3 non influenzano X2, l'evoluzione di X2 e X4. Ok? Quindi questo è quello che riguarda l'osservabilità. La controllabilità che mi dice? La controllabilità mi dice che gli stati non raggiungibili, x3 e x4 sono stati che sono in evoluzione libera. Cioè, non ci riesco a arrivare con gli ingressi, e non sono influenzati dagli altri stati, quindi sono a zero anche questi. Ok, segnate in verde le parti. Vedete, in pratica x3 e x4 non sono quelli non raggiungibili, vanno per conto loro. Tutto il resto è in generale diverso da zero. Quindi qui ci do tutti, A11, A12, A13, A14, A22, A24, A33, A34, A44. È giusto? Sì. E questi qui in generale sono, cos'è che si chiama B questo? B1, B2. Se guardiamo anche l'interpretazione un po' in linguaggio comune, si vede abbastanza bene. Guardate, l'insieme degli elementi x1, quindi quelli che mi rappresentano gli stati non osservabili ma raggiungibili, sono influenzati da tutto,
quindi sono influenzati da tutti gli stati del sistema e dagli ingressi, ma semplicemente non hanno modo di farsi vedere all'esterno, perché hanno, all'esterno non agiscono. X stati X4, per esempio, giusto per prendere un altro, sono osservabili ma non sono raggiungibili. Io li vedo direttamente all'esterno, vedete che l'uscita è C4 per X4, però vanno per conto loro, cioè sono in evoluzione libera, non sono influenzati dagli ingressi, ma li riesco a vedere da fuori. Vabbè, okay. Questo è giusto per, diciamo, formalizzare aspetta un attimo. Ora, diciamo, la non raggiungibilità e la non osservabilità nel caso di stati che noi consideriamo importanti per il funzionamento del sistema sono delle situazioni, diciamo, indesiderate, sono una patologia del sistema, no? Quindi in realtà quello che, quando ci accorgiamo che ci sono stati non raggiungibili o non osservabili ma che consideriamo rilevanti, a quel punto tipicamente si agisce sul sistema in modo da raggiungerli oppure portarli in uscita, quindi osservarli. Questo è un metodo, diciamo, formale per rendersene conto. Diciamo, è un metodo abbastanza formale e un po' teorico, perché nella pratica, vi dirò, uno dei problemi principali c'è, cioè, che spesso uno non se ne rende conto. Cioè, l'errore, ci sono due momenti in cui si può commettere un errore, no? C'è il momento in cui si formalizza il fatto che uno stato sia rilevante e quindi si mette nell'equazione del sistema, e poi ci si rende conto che però con quel sistema quello stato non è raggiungibile o non è osservabile. E allora, vabbè, teoricamente la cosa viene fuori, ci se ne rende conto e si può agire. Però c'è un momento ancora più profondo in cui si può commettere l'errore, che è proprio il momento di passare dal sistema fisico all'astrazione in termini di sistema lineare stazionario. Magari io lì non mi rendo conto che c'è uno stato importante, che non ce lo metto neanche, e quindi poi non riesco neanche a capire se è osservabile o no, perché semplicemente non è entrato nell'astrazione matematica del sistema. Quindi, diciamo, interessante vedere questa cosa, poi va molto presa con grano di sale, perché in tanti casi pratici l'errore si fa, diciamo, ab inizio, prima di formalizzare matematicamente il sistema. Ok, d'accordo, questo ci fermiamo qua, su questo tema. Ci sono domande da voi o da casa anche, non so se mi sentite sempre voi a casa? Sì, sentiamo. Domande su questa cosa? Ok, va bene. Allora ci fermiamo qua dunque mi sembra che ci vediamo con me giovedì direttamente a quel punto. Prego? Mi sente? Sì. Dico, ma da oggi hanno cominciato gli argomenti nuovi per caso? Questo sì. Questo sì. Quindi da ora in poi? Da ora in poi sì, ci sono argomenti nuovi. Sì, grazie a lei. Ora poi vi scrivo, tanto comunque anche questa è in caso registrato, c'è qualcuno che doveva avvertire quando cominciamo gli argomenti nuovi. Va bene, grazie allora, arrivederci.